una via crucis diventata via della misericordia con la croce delle giornate mondiali della gioventù che è stata portata in ogni stazione sulla spianata di Buoni a Cracovia da un diverso gruppo di giovani appartenenti ad associazioni, movimenti ecclesiali e ordini religiosi con il carisma della solidarietà e dell'accoglienza. Dalla comunità di Sant'Egidio ad aiuto alla Chiesa che soffre, dalla comunità dell'Arche alle missionarie della Carità di Madre Teresa, fino alle polacche Hospice San Lazzaro e l'ospedale domestico contro lo sfruttamento della prostituzione, hanno animato le 14 stazioni portando la loro testimonianza sulle 14 opere di misericordia corporale e spirituale. Senza la misericordia noi tutti non possiamo fare niente, ha ricordato Papa Francesco nel suo discorso al termine della Via Crucis, ed ha rinnovato ai giovani l'invito del Signore a diventare protagonisti nel servizio. Dio vuol fare di voi una risposta concreta ai bisogni e alle sofferenze dell'umanità, vuole che siate un segno del suo amore misericordioso per il nostro tempo. La via, ha spiegato il Pontefice ai giovani, più di 1 milione che hanno seguito il lungo programma con attenzione, è quella dell'impegno personale e del sacrificio di voi stessi. È la via della croce, quella della felicità di seguire Cristo fino in fondo, nelle circostanze spesso drammatiche del vivere quotidiano. Non è un'abitudine sadomasochista, ha chiarito il Pontefice, ma l'unica via che sconfigge il peccato e la morte, perché di fronte al male e alla sofferenza, l'unica risposta possibile per il discepolo di Gesù è il dono di sé, anche della vita, a imitazione di Cristo. È l'atteggiamento del servizio. L'umanità ha bisogno di giovani come voi, ha concluso Papa Francesco, pronti a spendere la vita nel servizio gratuito ai fratelli più poveri e più deboli. E io vorrei che voi foste seminatori di speranza, perché il mondo ci guarda. Sta a voi decidere se tornare a casa come molti discepoli dopo la passione di Gesù, che preferirono dimenticare la croce, o soffrire con Cristo, che ha scelto di identificarsi con chi è provato dal dolore e dalle angosce, accettando il Calvario. Dov'è Dio se nel mondo c'è il male, se i bambini soffrono di gravi patologie? È una domanda per la quale non ci sono risposte umane, ma quella di Gesù è: Dio è in loro. Gesù soffre in loro, profondamente identificato con ciascuno.